quando ho scoperto il contratto online di AscoTrade, risparmiare su gas e luce è diventato facile e veloce. Consulta l'offerta a forza doppia web su AscoTrade.it. Energia dalle nostre mani. Abbiamo scelto la colonna sonora di Pulp Fiction per così interpretare un po' questo fine 2014, pochi schemi, molto sangue, purtroppo a parte i problemi di cui parliamo spesso, oggi si è aggiunta anche una strage familiare a Refrontolo, paese di cui abbiamo parlato pochi mesi fa per la bomba d'acqua che provocò 4 morti al molinetto della Croda. A Refrontolo un agricoltore pensionato di 62 anni ha ucciso la moglie e il figlio e poi si è impiccato. Ancora non abbiamo notizie del movente, ma ci collegheremo tra pochissimo con Barbara Todesco in diretta a Refrontolo per darvi tutti i particolari. È una strage che è avvenuta questa mattina. Intanto vi presento subito gli ospiti. Renato Cesca, imprenditore di Società Aperta. Buonasera Cesca. Pietrangelo Pettenò, consigliere regionale Rifondazione buonasera, Comunista, saluti. Buonasera Pettenò. Roger De Menex, segretario regionale del Partito Democratico, parlamentare, buonasera. Onorevole. Roberto Ciambetti, assessore al bilancio della Regione del Veneto, Lega Nord, buonasera assessore. Il presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro, buonasera presidente. Buonasera a voi. Lega Nord e Franco Vescovo, imprenditore nel settore informatico. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera, e grazie. Presidente. Grazie per essere qui. Allora, io direi, partiamo dalle primarie, perché ne abbiamo parlato, abbiamo fatto anche le dirette con i candidati, tantissimi sms. Segretario, allora, com'è andata? Si polemizza, c'è una polemica vivace tra il Partito Democratico e la Lega sul consenso che questi candidati hanno ottenuto, l'affluenza alle urne che sarebbe bassa, come la pensi? Ma penso che battere la Lega su questo termine è abbastanza facile, perché insomma mi domando in quanti hanno scelto Zaia e mi do subito una risposta: sicuramente meno di 40.000. A parte le battute, io credo che il PD ormai ha questo nel DNA e lo facciamo anche discretamente bene, perché non c'è solo il valore assoluto di quanti hanno voluto contribuire alla scelta del candidato presidente, c'è anche l'organizzazione che ci sta dietro. 600 seggi in tutto il Veneto, 4.000 volontari, un popolo democratico che si mette a disposizione del partito e più in generale a disposizione della democrazia. Io credo che su questo ci sia tanto di buono. Io colgo l'occasione per ringraziarli tutti, dal primo all'ultimo, perché si sono passati la domenica dalle 8 alle 20 a presidiare i seggi e a mettersi a disposizione, come dicevo. Il risultato per noi è soddisfacente, perché in una regione in cui ci sono poco più di 20.000 iscritti, insomma ne abbiamo portati più del doppio a votare, c'è stato un risultato anche molto netto che non mette in discussione qual è il nostro candidato presidente e quindi credo che ci siano le condizioni per fare un buon lavoro rispetto alla sfida vera, però questa era una sfida preliminare
era una sfida che serviva a noi per individuare il candidato presidente. La sfida vera per noi è battere il centrodestra, è cambiare verso a questa regione, è dare una prospettiva diversa al governo di questo territorio, è dare speranza, soprattutto speranza di lavoro, di un ritrovato motivo per fermarsi in Veneto a lavorare, a mettere su famiglia, e credo che questo sia il lavoro più importante. Quindi le primarie come strumento, è un passaggio intermedio, però io su questo voglio essere molto netto, come lo sono stato in queste ore. Insomma, noi non accettiamo su questo il commento di nessuno, perché non credo che ci sia oggi nel panorama dei partiti nazionali un altro partito in grado di sviluppare queste tematiche con questa capacità sul territorio, con questa capillarità e soprattutto con questa efficacia. Quindi ripeto, per noi va bene così, va molto bene così, ma soprattutto ci siamo resi conto ancora di più rispetto a sabato che siamo pronti per la sfida vera, per entrare in campo. Adesso Zaia non è più da solo, fino ad oggi ha giocato da solo la partita, adesso ha il suo competitor che si chiama Alessandra Moretti, e adesso quindi viene il dunque, insomma, scopriremo insomma chi avrà più benzina. Noi siamo convinti che con Alessandra Moretti, con la coalizione, ma soprattutto con un popolo che si sta dimostrando molto coeso e molto unito, potremo veramente essere competitivi fino all'ultimo. Con una pregiudiziale, ve lo dico subito ai veneti: se i veneti vogliono accontentarsi di tirare avanti, possono continuare a votare il centrodestra; se hanno voglia di cambiare verso e anche di rischiare, come sempre quando si tenta veramente di riformare il paese e si tenta veramente di cambiare le politiche in un paese, una regione, ecco, possono scommettere sul Partito Democratico. Allora, veneti, svegliamoci: stranieri hanno tutto con reddito zero, come fanno? Subaffittano gli appartamenti ai connazionali in nero, tasse solo per noi, per loro sono amici. Assessore, allora, rispetto a quanto diceva De Menica, è stato molto... Io non entro nelle dinamiche interne di altri partiti, ma leggevo qualche commento di esponenti autorevoli del Partito Democratico che ponevano qualche dubbio su questo eclatante il risultato che l'onorevole De Menec dipinge. Ho visto a Puppato, ho visto altri nelle varie province dipingere la cosa con qualche distinguo, perché appunto un po' di preoccupazione c'è rispetto ad altre tornate delle primarie, però appunto non mi va di entrare in dinamiche interne ad altri. Sicuramente se c'è un luogo in Italia dove la regione comunque è ancora un'istituzione e riconosciuta in maniera, diciamo, comunque positiva, il risultato del sondaggio che Gazzettino ha pubblicato oggi penso sia una dimostrazione rispetto ad altre realtà italiane, è perché forse in questa regione c'è un presidente, c'è una coalizione, c'è un'amministrazione che comunque anche in periodi difficili, anche in momenti particolari, ha saputo dare risposte senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini del Veneto. Quindi ci mancherebbe, sarà sicuramente una sfida avvincente, noi lo faremo portando i risultati di questi 5 anni di amministrazione, lo faremo con la consapevolezza che appunto porteremo fatti e non chiacchiere, situazioni e particolarità che hanno reso comunque difficile questo periodo amministrativo, però appunto, ripeto, se c'è un luogo in Italia dove la regione è comunque considerata ancora positivamente è la regione Veneto. Non si capisce perché Berlusconi insista a proporre Amato come successore di Napolitano. Il nuovo presidente deve essere uno di sopra delle parti e non un avido socialista con 3 pensioni. Tantissimi sms, continuate a mandarli e li mandiamo in onda e li potrete rivedere sul nostro sito www.reteveneta.it. Pietrangelo Pietenò. Beh, la sfida per battere Zaia è difficile, cioè non è una cosa che si affronta facilmente, quindi ha fatto bene il Partito Democratico a ripresentare queste opzioni delle primarie, anche se si potevano fare meglio, insomma, ecco, se posso fare un appunto, diciamo, al Partito Democratico. Cioè, nel senso che farle in questa maniera un po' troppo affrettata, solo per dire che non c'erano competitori all'altezza di Alessandra Moretti, si poteva evitare di farle, non so come dire, se posso, devo dire in maniera amichevole, dire perché mi pare che i risultati stiano lì a dimostrare che effettivamente è stata una corsa, diciamo, a uno, cioè in qualche maniera. E invece io penso che la novità sarebbe stata quella di avere di fronte un periodo un po' più lungo in cui
provare a fare un laboratorio politico davvero interessante in questo Veneto, che ha bisogno di anche agire in maniera intelligente e scombinare un po' le classiche ragionamenti di aggregazioni elettorali come siamo abituati a fare, cioè provare a chiedere quali sono le opzioni politiche che il Veneto, che i Veneti vogliono mettere in campo, e quindi cominciare a mettere sul tappeto i nodi che ci sono, e sono tantissimi, perché questo Stato centrale ha messo in condizione tantissime regioni, il Veneto è una di queste, avere difficoltà davvero a sopravvivere, gli enti locali, la stessa regione, cioè il mondo economico e produttivo. Da un lato però, insomma, vediamo che un ventennio di centrodestra in Veneto non è che abbia dato questi grandi risultati, cioè soprattutto andava bene quando l'economia girava, quando c'erano il modello produttivo a nord-est che sciorinava numeri. Quando hanno cominciato le difficoltà, dal 2008 ad oggi, cioè la regione Veneto non ha quel trend come altre regioni sul piano economico produttivo, assolutamente, sul piano dell'occupazione, anche quello che chi governa il Veneto non dice mai, cioè parliamo sempre dell'export, benissimo, ma i dati dell'occupazione in Veneto sono drammatici, i dati della disoccupazione giovanile, quella giovanile eccetera, sono disastrosi in Veneto, cioè vuol dire, e il numero delle imprese che chiudono in Veneto, devo dire che ha un tasso davvero inquietante che non ha paragone nelle regioni del nord e centro Italia. Quindi voi, da questo punto di vista, va sfidato, e va sfidato Lega e centrodestra, perché in qualche maniera su questo penso che si possa provare appunto a mettere in campo nel Veneto delle opzioni politiche che siano condivise dai veneti, che al di là delle formule PD più altri eccetera che sfidano la Lega, siano appunto, ci si confronti sui temi programmatici. A noi sarebbe piaciuto, come sinistra in Veneto, stiamo ragionando con le altre forze della sinistra in Veneto per creare davvero una, diciamo così, un confronto col Partito Democratico che sia sui contenuti delle idee, non tanto su qualche schieramento elettoralistico, ma sulle idee, perché su questo io penso che i veneti possano davvero dire da loro, perché appunto anche la sfida verso lo Stato centrale, così abbiamo provato a fare con una burla che la Lega ha voluto cavalcare, quella della referendum sull'indipendenza, sapendo che non l'avremmo mai fatta e pigliando in giro i veneti. Se invece avessimo saputo mettere in campo delle azioni anche di contrasto, di forte rivendicazione con Roma sugli aspetti, appunto, anche per capire i veneti cosa pensano intorno a cosa vuol dire autodeterminazione di un popolo o di una regione, maggiore autonomia, ma queste cose sono state sottratte perché appunto qualcuno ha voluto fare la bandierina e avere qualche lista che starà a fianco del presidente Zaia, che non sappiamo se è candidato ancora ufficialmente. Per il momento c'è solo la Moretti. Vedremo se fanno le primarie o se decideranno, come usano fare, nelle stanze segrete dei partiti. Però voglio dire, anche sull'indipendenza, devo dire, c'è un partito che ha reclamato da sempre queste cose, non ha fatto niente, cioè non ha saputo contrastare Roma, non ha difeso le regioni, ci sono fior fior di cose che potremmo dire nel dibattito di cosa questo Veneto ha detto, solo parole, e poi nei fatti non ha fatto, insomma. Salvini mantiene le distanze da certi partiti pericolosi, immagino si riferisca a Forza Italia, perché insomma c'è si parla di questo possibile pericoloso abbraccio mortale, eccetera. Presidente Muraro. Ma anch'io non entro nelle dinamiche del PD, dati freddi matematici dicono che da 177.000 votanti per le primarie del nazionale siamo arrivati a 40.000, il risultato positivo comunque è una questione loro, sicuramente non era il numero delle persone che ho il nominativo della persona che era l'importanza di questa consultazione che hanno fatto nel Veneto, era non ripetere il flop che hanno avuto in Emilia Romagna, per cui credo che l'abbinamento all'interno del PD, la zoomata era più vocata a vedere se l'effetto Emilia Romagna poteva essere un effetto trainante anche nel Veneto, una continuità nel Veneto. Il risultato loro ritengono positivo, non è il problema nostro, loro sono la controparte, per cui è un problema loro che dovranno poi organizzarsi e presentarsi ai cittadini veneti. Quello che mi preoccupa invece è il messaggio che dà il segretario veneto del PD, dove chiede ai cittadini veneti di dare maggior impulso a questa nostra regione. Ma i cittadini veneti, se in questo momento sono alla
con le pantaloni, con le toppe, devono ringraziare uno del PD a Roma, perché se la situazione è drammatica in questo momento per i 200.000 disoccupati nel Veneto, per il 20% di disoccupazione giovanile, per i tagli, l'eliminazione, dicono, delle province che non hanno eliminate perché sono ancora là, anzi 64 presidenti rieletti come presidenti di provincia, 52 sono di area di Renzi, area PD. Allora eliminano le province, però eleggono i presidenti loro. Allora il concetto è che se l'aria nuova per il Veneto è quella di mettere le persone in mutande, chiedo scusa per il termine, credo che non sia questa l'aspettativa che il Veneto vuole avere. Il Veneto credo che abbia bisogno di avere ancora possibilità di fare impresa, possibilità di fare economia, ma soprattutto la possibilità che si chiede da anni e anni, che fino adesso purtroppo non abbiamo mai raggiunto, è quello di poter gestire con un contributo di solidarietà che va sicuramente a Roma Ladrona, ma però poter gestire le economie, le tasse, le risorse dei propri cittadini, dell'aspetto sociale del proprio territorio in maniera, non dico indipendentista o indipendente, sarebbe il massimo, però avere una certa autonomia. Tutto questo è stato tagliato da un presidente Renzi non eletto dai cittadini, perché è stato messo là dai partiti, ed è un presidente che sta accentrando tutto a Roma, avendo eliminato i poteri dei comuni, ha eliminato le province per mettere uomini di sua fiducia, però, che sono andati là, e sta tentando anche di intaccare quel potere politico di autonomia che ha le regioni, perché se guardiamo i 4 miliardi 200 milioni che l'anno prossimo toglierà alle regioni, significa togliere 500 milioni nel 2015 per la sanità del Veneto. Se questo è il domani, caro onorevole De Menech e segretario del PD Veneto, io sono molto preoccupato. Allora, tra pochissimo ci collegheremo con Refrontolo, Barbara Todesco, per darvi tutti i dettagli di questa strage familiare. Un uomo di 60 anni, 62 anni, ha ucciso la moglie, 57enne, e il figlio di 24, e poi si è tolto la vita, ma aspettiamo che sia pronto il collegamento. Volevo dire, rispetto a quell'SMS di Salvini, io ho parlato, il Partito Pericoloso, ho detto sarà Forza Italia, può darsi che intendesse, e lo dico per correttezza, il partito di Marine Le Pen, ecco, per non dire delle cose inesatte, ho fatto un'ipotesi. Allora, Renato Cesca. Su questo? No, su quello che è stato detto. Non essendo un politico e non avendo aspirazioni in tal senso, non è che le primarie però è un acuto osservatore. Proprio perché sono un battitore libero e dico quello che penso, e visto che abbiamo due autorevoli esponenti della Lega, lasciatemelo dire, perché in questi studi ho predicato ogni volta che il direttore ha avuto la cortesia di invitarmi, che il Paese o si salva tutto o non si salva. Quando sentivo autorevoli presenti che parlavano di Veneto indipendente, Veneto Stato, eccetera, averlo sentito dire da Salvini oggi mi ha allargato il cuore. Prima, perché vuol dire che avevo ragione, se lo dice l'enfant prodige della politica italiana. Poi ha aggiunto che sul Sud la Lega e lui personalmente avevano sbagliato tutto. Sono delle risorse, sono preziosi, sono... Adesso spero che non ci proponga un extracomunitario come Presidente della Repubblica, perché sì, comincerei a preoccuparmi. Al di là delle battute, poi bellissima la foto seminudo in copertina, la comunicazione va benissimo così. Parlando di cose serie, al di là dell'episodio, io credo che le primarie come istituto siano un istituto di grande democrazia in un paese come il nostro, dove le segreterie dei partiti decidono tutto. Non dimentichiamoci che quelle per i sindaci, che sono quelle più sentite dalla gente, hanno portato all'elezione, piaccia o non piaccia, ma voluta dai cittadini, di personaggi che del partito non erano, penso ovviamente a quelli del PD, perché gli altri le primarie non le fanno. Pensate al sindaco di Napoli, al sindaco di Milano, e altre tre qua, a Genova. Quindi voglio dire, se questo è un modo, come tutti dicono da Grillo in giù, sentiamo la gente, parliamo con la gente addirittura online, se questo è un modo per andare a sentire veramente cosa vuole la gente, mi pare onestamente difficile criticare il principio. Tra l'altro
stasera ce l'ho con Salvini. Tra l'altro Salvini mi pare chieda le primarie per, il centro, per la leadership del centrodestra, quindi sì, vuol dire che lo strumento non è, l'ha detto oggi, sì. Presidente Buraro l'ha detto dopo. Arriva dopo due anni, comunque è arrivato anche lui. Comunque l'ha detto, insomma, no? Quindi voglio dire, lo strumento in sé a me pare positivo, forse andrebbe addirittura regolamentato per tutti, in modo che non ci fossero poi trucchetti o cose da copiare. Quanto al numero dei votanti, 40.000, 50.000, è chiaro che la novità delle prime primarie è passata. Lì, sull'onda di un certo entusiasmo, anche perché mi pare che le prime siano state quelle per scegliere Prodi, se non ricordo male, insomma, si trattava di scegliere il candidato premier del paese, c'è stata... Adesso vanno, come forse è giusto che sia per certi versi, quelli che hanno un interesse, come si può dire, motivato per la politica. Se la signora Maria vuole stare a casa, se il signor Giovanni preferisce andare a giocare a bocce, fa benissimo. Io per esempio trovavo abbastanza ridicolo che per la carica di segretario del PD andasse a votare chiunque. Scusi, se io faccio un'associazione e la bocciofila Renato Cesca, e farò votare i soci se mi vogliono presidente, non faccio votare quelli del tennis club che con la bocciofila non hanno niente a che fare. Comunque sulle primarie come istituto, io ripeto, sono favorevole, la trovo una prova di democrazia. Crollo petrolio, ma si faranno ancora aumenti, ma siete matti, neuropsichiatria. Tanto grazie per la proposta una trasmissione sulle quote latte, lo faremo, parleremo di questa sentenza importante, cercheremo di approfondire il tema. Allora, Frago Vescovo, rispetto, sempre rispetto alle primarie, a questa fase politica del Veneto, al rapporto della politica con gli imprenditori, oggi per esempio... Il presidente Zuccato di Confindustria Veneto ha detto nel 2015 probabilmente ci sarà la ripresa. Molti ne dubitano, ma insomma lei da imprenditore come la vede? Allora parto dalla prima domanda, direttore, che è le primarie. Io penso che siano un segno di democrazia, un segno di portare le persone verso l'espressione di un modello, di una figura che possa rappresentare quell'ambito. Io vedo che il PD in questo caso le fa con, uso un termine strano, passione, entusiasmo, con molta gente. Cosa vuol dire molta gente? Sentivo prima il segretario che parlava di migliaia di persone che in modo volontario, in modo, vorrei dire così, spinto verso il fare qualcosa per altri, vi partecipano. Quindi io credo che questo sia un segnale positivo, perché, come ho detto un attimo fa, cerca di portare la gente a esprimere il candidato che vorrebbe guidasse in questo caso la regione, quindi le vedo positivamente. Dopo sui numeri, che siano tanti, pochi, sentivo il presidente della provincia che diceva che i numeri sono stati inferiori o molto inferiori, io qua non mi addentro perché non conosco e sparerei dei numeri a caso, dico solo che la partecipazione è comunque importante e che chi non va ha il problema di non andare, chi va merita, secondo me, un'espressione di che cosa? Di dire ho votato, ho vinto, sono la maggioranza indipendentemente se va all'80 o il 70 o il 40, perché il problema è per chi non va a votare, non per chi va. Quindi secondo me ha fatto bene il partito. Per quanto riguarda la seconda domanda o la seconda indicazione per avere una risposta che lei chiedeva, direttore, io direi questo. Io parlo dell'Italia perché l'interesse a parlare dell'Italia non certo solo di una regione. Qui siamo nel Veneto, proviamo a dare qualche indicazione al Veneto, con la premessa che ho detto prima, a me interessa l'Italia. Il Veneto io credo che possa rappresentare in Italia una regione traino, pur lento, di ripresa, una regione che può motivare le altre perché ci sono dei segnali di assunzioni, perché ci sono dei segnali di maggiori esportazioni. Aziende che esportano credo sia abbastanza conosciuto, i giornali cominciano a parlare, non stiamo parlando di chissà quali numeri e quindi di andare nella luna, stiamo parlando che dei segnali ci sono, io credo che cogliere questi segnali sia importante per il Veneto ma sia importante per l'Italia, perché ripeto per la terza volta io parlo più volentieri dell'Italia. Io credo che ci siano anche delle assunzioni, si parla
giustamente molto di disoccupazione, molto di persone che non trovano lavoro. Io credo che qualche segnale ci sia nei numeri reali. Se adesso veniamo magari contestati, possiamo dare anche qualche indicazione di numero, quindi le statistiche ci aiutano ad avere della fiducia, avere della credibilità su questi numeri che sono positivi. Darei un'altra indicazione, direttore. Ci sono delle province, io non sono vicentino e quindi non tiro acqua al mio mulino, però ci sono delle province, la provincia di Vicenza, dove effettivamente è in atto una ripresa, lo vedo nelle aziende che si frequenta, che frequentiamo, che altri frequentano. Perché ho citato la provincia di Vicenza? Perché ha rappresentato nel passato un modello estremamente vivace e interessante dal punto di vista imprenditoriale e credo possa essere un traino per il Veneto. Chiudo dicendo, c'è fiducia? Sì. Si avverte? Sì. C'è preoccupazione? C'è preoccupazione perché questa lenta ripresa che è in atto non porta di conseguenza a una a un trend positivo di ritorno all'occupazione. Però io credo che l'occupazione venga dopo, non come importanza, come periodo, e quindi se le aziende esportano di più, lavorano di più, a mio avviso ci sarà anche una ripresa pur lenta del lavoro e quindi delle forze da occupare. Allora, non sanno più cosa inventare per leccarci TFR pensione lasciando i lavoratori con lo stecchino in mano dopo una vita di sacrifici, ecco il premio. Allora tra poco cercheremo di collegarci con Refronto, abbiamo qualche problema col satellite, ma faremo comunque un collegamento in diretta con Barbara Todesco per darvi tutti i particolari. Prima vediamo cosa dice Sandro Venzo, presidente della Confartigianato a Bassano, in un momento difficilissimo anche dal punto di vista fiscale per gli artigiani e le piccole imprese. Vediamo. Purtroppo non sarà solo il mese di Babbo Natale, anzi sarà il mese delle bastonate. Confartigianato Bassano lancia l'allarme. Dicembre si preannuncia il mese delle bastonate alle imprese. Riuscire a sopravvivere ad una impressionante lista di pagamenti che perseguiteranno gli imprenditori nelle prossime settimane è oramai diventato l'unico obiettivo di molte aziende del bassanese. Il primo pagheremo l'acconto delle tasse per il 2015, quindi paghiamo già quello per cui non sappiamo cosa poi realmente arriverà. Poi sempre il primo abbiamo delle altre spese generali dell'attività, poi abbiamo sempre il primo luce, gas e acqua e poi per chi ha un mutuo o un affitto anche quello il primo o il 5, poi dipende anche lì dai giorni, il 10 abbiamo le paghe, il 16 abbiamo i contributi, il 16 ancora abbiamo l'IVA mensile, il 16 ancora abbiamo l'IMU, poi abbiamo la TASI, quindi queste due amiche che ci stanno facendo compagnia, il 20 abbiamo la tredicesima. Sempre il 20 abbiamo i contributi sulla tredicesima, il 27 l'acconto IVA, il 27 la parcella per il commercialista, perché se abbiamo un commercialista l'azienda non la mandi avanti, e sempre il 27 le parcelle per le buste paghe. Quanto significhi questa interminabile serie di pagamenti in termini pratici è stato calcolato dalla Confartigianato Bassanese prendendo ad esempio un'impresa di piccole dimensioni. Un'azienda di 8 dipendenti con 4 soci collaboratori del settore alimentare rischia di pagare, anzi pagherà a dicembre dai 55 ai 60 mila euro. Teniamo conto che abbiamo lavorato fino al 20 giugno per il governo. L'aumento rispetto all'anno scorso è stimato attorno al 3,5%, ma mentre le tasse continuano a crescere, nel frattempo i consumi e quindi le entrate sono diminuiti. Difficile agganciare la ripresa in queste condizioni. Servizio di Filippo Fois, onorevole De Merck, certamente fa impressione vedere scorrere tutti questi balzelli, queste tasse, no? Si è parlato di tassa unica per quanto riguarda le tasse sulla casa, insomma si è parlato, Berlusconi parla di no tax, flat tax, eccetera, però la pressione fiscale è sempre quella, cioè 70 e oltre. Beh, il tema della riduzione fiscale è uno dei temi al centro della politica economica di questo governo, ma a dire la verità dei governi, cioè il tentativo di abbassare le tasse c'è storicamente in questo paese. Noi abbiamo fatto due scelte molto chiare, no? Quello di ridare un po' di ossigeno ai redditi, e qui c'è gli 80 euro rispetto ai redditi sotto i 1500, e dall'altra parte l'IRAP. Abbiamo fatto delle scelte perché è inutile dire ai cittadini che possiamo fare tutto subito, dobbiamo concentrarci dove riteniamo che la manovra possa produrre maggiori benefici per i cittadini e per le imprese. Da una parte 80 euro
devono servire a dare fiato a quegli stipendi e quei salari e soprattutto rimettere in circolo un po' di moneta per i consumi, e dall'altra abbassare una delle tasse più odiose che punisce proprio chi lavora e chi dà lavoro e all'IRAP. Questo è il tentativo. È chiaro che però dentro a questo concetto ci sta anche un'altra grande battaglia, no, che stiamo provando a portare avanti, che è quella rispetto all'evasione fiscale, no? Perché dobbiamo capire che oggi dobbiamo recuperare reddito e ridistribuirlo, perché la concentrazione del reddito, e io dico anche dei diritti, potremmo aprire gli scenari rispetto alla riforma del mercato del lavoro, che è una ridistribuzione dei diritti, io così la definisco. Allora, dentro questo scenario stiamo tentando di ridistribuire i redditi. Per ridistribuire i redditi non è sufficiente oggi ridistribuire i redditi certi, quelli trasparenti, quelli che ci sono, bisogna iniziare anche a fare una politica seria sull'evasione fiscale, e qui la delega fiscale che è stata approvata e cui stanno arrivando tutta una serie di decreti attuativi puntano proprio a rendere più snello il fisco, più amico per chi li paga, per quell'impresa che ha quella lista lì. Il fisco deve essere più amico e deve mettere nelle condizioni di pagarlo anche in maniera agevole, no? E è questa l'idea anche della tassa unica dei servizi comunali. E dall'altra parte lo stesso fisco che diventa amico dell'impresa deve essere però capace di scoprire chi non lo paga, perché abbiamo cifre troppo rilevanti relative alla corruzione e all'evasione fiscale, e questi sono i due temi al centro della politica economica del governo. Non è facile, è chiaro, e soprattutto sono manovre che hanno necessità di un tempo, di un minimo di tempo e di un minimo di elaborazione perché abbiano dell'efficacia sul panorama economico. Il problema vero è, no, e venendo poi al momento congiunturale, qua prima il presidente Muraro diceva, no, è colpa del governo Renzi che è qui da qualche mese, perché sono, no, da febbraio che siamo al governo. Io credo che da Monti, perché Renzi, voi avete sostenuto il governo Monti, avete sostenuto quando c'era ognuno si prende le proprie responsabilità. Quando c'era Monti, io e il presidente Renzi non eravamo seduti in Parlamento, quindi bisogna che ognuno si prenda le responsabilità. Però io dico una cosa, allora veniamo in continuità, c'è una grande differenza rispetto alla continuità politica amministrativa, che fino a 8 mesi fa nemmeno si proponevano le riforme. Finalmente oggi la teoria del non fare non è più nell'agenda del governo. La teoria del non fare, di non provare con coraggio a cambiare il paese, non è nell'agenda del governo. Questo, su questo se ne sono accorti i cittadini italiani, se ne sono accorti, tanto è vero che proprio dentro questa teoria c'è il risultato elettorale delle europee. Non è un caso che finalmente gli italiani hanno notato che c'è una differenza fra chi annunciava le riforme e chi invece le faceva. È la stessa cosa che dicevo prima e che riguarda il Veneto, perché i primi, noi siamo un paese straordinario, tutti chiedono le riforme, ma le devi fare tu, mai ci mettiamo in gioco e diciamo dobbiamo farle noi le riforme. Allora, quando io dicevo discontinuità con un governo che secondo noi poco ha cambiato in questa regione, vado nel dettaglio: 39 società che gestiscono il trasporto pubblico, noi siamo per un'altra cosa: ridurre le società pubbliche partecipate, basta poltronifici, basta caree per tutti come dicono altri, e facciamo il biglietto unico, quindi meno società che gestiscono il trasporto pubblico e facciamo il biglietto unico integrato gomma rotaia. Queste sono le proposte, questa è la discontinuità che vogliono i cittadini veneti, concreta, sui fatti, non sulle chiacchiere. Ecco, allora questa è la discontinuità, perché il paese e anche il Veneto hanno vissuto di rendita, anche la regione Veneto ha vissuto, lo diceva bene, di una rendita di posizione su tutti i temi, no? Di servizi che andavano bene. Oggi non è più così, anche il mercato della politica ha bisogno di una politica che ha un po' di coraggio e che non sta ferma, arroccata alle posizioni che ha ereditato da chi veniva prima, e perché altrimenti corriamo il rischio che una regione virtuosa, che è stata per decenni virtuosa, diventi sempre più arretri, sapendo una pregiudiziale importante, e lo dico visto il cambiamento di strategia politica, perché oggi Salvini chiede scusa al Mezzogiorno, fra l'altro, è interessantissima questa parte della politica internazionale. Io avrei l'ambizione che il Veneto si paragonasse alle regioni del nord Europa, alla Baviera, allora avesse l'ambizione di essere competitivo in un mercato internazionale, europeo. Questo deve avere il coraggio il Veneto di fare, non di chiudersi dentro i propri confini pensando che
chiudersi dentro i propri consigli vuol dire conservare qualche rendita di posizione. Questa cosa qui è l'economia che ce lo dice. È l'economia che ce lo dice. Allora mi fa piacere che in questo momento, che in questo momento storico, Salvini chieda scusa al Mezzogiorno e si renda conto che l'Italia è un paese un po' lungo, un po' stretto, un po' lungo, e che oggi anche nelle politiche della Lega ci sia un cambiamento, direi quasi genetico, perché insomma quello che è successo in queste ultime settimane è di straordinaria importanza per la politica della Lega, però che riconosce una cosa, che riconosce che probabilmente quello che avevamo sempre detto non erano proprio tutte frottole, ma era il fatto che il Veneto o sta dentro un panorama europeo di competitività del sistema industriale e del lavoro, o altrimenti il Veneto continuerà ad andare indietro. Se posso, senza andare a litigare con l'onorevole Domenech, però intanto sì, è straordinario, un segretario di partito chiede scusa, ma è successo, è una cosa straordinaria, in effetti c'è qualcuno che lo fa. Rispetto a chiacchiere, annunci e a traguardi che vengono di volta in volta spostati, mi permetto di dire che questi 8 mesi sono stati di chiacchiere ed annunci, e proprio perché mi rapporto con la Baviera ti racconto cosa mi è successo a inizio ottobre su a Bruxelles. Ero con un mio collega bavarese, uno carinziano, uno della lingua doc francese, e mi chiedevano: ma cosa succede in Italia? Ma le province non le avevate abolite? Perché andate al voto adesso? Perché c'era la campagna elettorale e loro leggono ancora qualcosa di quello che capita qua. Io gli ho spiegato cosa è successo sulle province dal dicembre 2011 col governo Monti, che ha proposto una cosa, a maggio l'ha cambiata, poi ne ha fatto un'altra in agosto, poi è arrivato Del Rio dal ministro e poi da sottosegretario, e cosa è successo per le province. E quando io ho finito questa cosa raccontando cosa capita in Italia, c'è stata una sonora risata di questi miei 3 colleghi. Mi sembra di essere, sai, quello delle barzellette, c'è un italiano, un tedesco e un francese. Ecco, purtroppo sì, siamo un paese da barzelletta. Tu eri perché ma sulle... non eri italiano te? Purtroppo ero italiano, quello è la fregatura, di questa cosa. Quindi in questo paese si è molto chiacchierato e molto parlato, forse in questa regione si è anche fatto e si è anche imposto a livello nazionale scelte che qualcuno ha dovuto digerire, perché i costi standard in sanità sono stati obbligati a metterli e a prenderli come regione benchmark, il Veneto, l'Emilia e l'Umbria, per fare comunque efficienza in questo strano e lungo paese. Come non si è riusciti, per blocchi non dovuti sicuramente al Veneto, di non applicare i costi standard sui trasporti pubblici, perché qualcuno, dopo averli messi in legge di stabilità lo scorso dicembre, non ha voluto applicarli da parte dei ministeri attualmente in capo a qualcun altro. Quindi, per favore, a parte le chiacchiere, portiamo anche risultati. Quello che è avvenuto da parte del segretario Salvini, secondo me, nei confronti del Sud, è perché quello che è successo al PD questo fine settimana, per noi è una cosa abbastanza usuale, mettere giù più di 600 gazebo e avere molto più di 4.000 persone che li seguono per giornate intere. Quando abbiamo raccolto le firme per il referendum questa primavera, abbiamo avuto da parte di molte persone del Sud un aiuto nelle loro regioni a raccogliere le firme. È in quel momento che una parte sana di quel territorio e di quelle popolazioni si è avvicinata al nostro movimento e adesso vuole in qualche maniera partecipare e provare a cambiare appunto questo strano e lungo paese. Da qui nasce questa attenzione della Lega Nord e di Salvini per il Sud, proprio da persone che si sono messe a disposizione la scorsa primavera per fare e promuovere dei referendum che vanno a cambiare iniziative legislative volute specialmente negli ultimi 3 anni da parte di un governo che sicuramente non era rappresentato dal movimento della Lega Nord. Quindi, ripeto, le cose che abbiamo fatto e anche messo in fila, e lo diremo senza alcun problema, mi permetto anche, prendendo lo spunto dall'imprenditore prima che ha citato dei numeri, e io con Petenò normalmente non ci troviamo spesso e volentieri anche su stesse posizioni, però sui numeri mi dispiace Pierangelo, la disoccupazione giovanile in Veneto per poco, cioè, ma noi siamo rimasti fuori, rimanevamo fuori da garanzia giovani, perché ne abbiamo troppo poca disoccupazione rispetto al resto d'Italia, quindi rischiavamo di rimanere fuori. Per fortuna siamo riusciti, spiegando che sarebbe stato per un mezzo punto percentuale l'asticella, assurdo. Quello che sta avvenendo in qualche realtà, io sommessamente non lo dico, lo dico
in maniera appunto comunque cautelativa, lo stiamo vedendo. Lo stiamo vedendo, ma soprattutto quando mi confronto con i miei colleghi di altre regioni e parlo ad esempio di Piemonte, Liguria, ma anche Marche, Toscana, dicendo c'è qualche impresa che si sta rischiando di assumere, è una cosa che per loro è praticamente inconcepibile in questo momento. Però qualche segnale positivo nel nostro territorio da parte di aziende che comunque hanno saputo cogliere opportunità usando bene i fondi comunitari, magari usando anche i trench cover di Veneto Sviluppo, sono riuscite a comunque crearsi una nuova situazione economica, magari qualche mercato nuovo, e stanno veramente prendendo qualche appunto ordine anche a lunga e media scadenza, che speriamo sia anche stabilizzato nel tempo. Il problema che comunque rimane è l'elevata tassazione di base che c'è nelle nostre aziende e che comunque è un freno a mano tirato rispetto invece ad altre realtà europee, parlo ad esempio di Spagna, parlo anche di qualche zona della Francia che invece in questo momento sta veramente cogliendo la ripresa a pieno. Il problema nostro è la grande tassazione di base che da una parte si tenta di abbassare l'IRAP, dall'altra si toglie ai comuni qualsiasi possibilità di avere risorse e quindi aumenta la TASI e l'IMU specialmente sulle attività produttive. Non è che il principio dei vasi comunicanti nelle tasse non funzioni, se si toglie da una parte i comuni, dall'altra parte appunto arriverà una tassazione maggiore sugli edifici che sono per le nostre imprese, almeno per il nostro territorio, la base anche economica e anche di capitale che esiste in un'azienda. Allora, statali come i politici, i diritti acquisiti non si toccano, anzi. Allora, sentiamo dare frontolo Barbara Todesco su questa strage familiare che è stata compiuta da un pensionato di 62 anni. A te la linea, Barbara, raccontaci che cosa è successo, se ci sono novità, quale può essere stato il movente, insomma raccontaci tutto. Sì, direttore, il movente purtroppo resta al momento l'unica cosa ancora proprio da comprendere in questo dramma familiare. Lo ricordiamo, è accaduto in un'abitazione di Via della Vittoria a Refrontolo, un pensionato di 62 anni, Sisto De Martin, lui un ex camionista, per anni poi titolare di una gelateria con la moglie in Germania, ha ucciso la moglie Teresa Reposon fracassandole il cranio, tra l'altro con un martello. Lei 56 anni, di nazionalità filippina, e ha ucciso prima della moglie anche il figlio Christian di 24 anni sgozzandolo sul suo letto. L'allarme è scattato oggi attorno alle 14.30 perché il titolare del ragazzo, un enologo alla cantina Soligo, da due giorni non vedeva proprio Christian andare al lavoro. Il sospettito ha chiamato i carabinieri che sono giunti sul posto e si sono trovati davanti a questa scena che non ha ancora una spiegazione. I fatti risalirebbero però a domenica mattina o al più tardi a lunedì mattina. A provare che fosse mattina, non solo il fatto che il ragazzo era ancora a letto, ma sul tavolo della cucina era tutto pronto per la colazione, una colazione che la famiglia De Martin però non ha mai avuto modo di fare. Come dicevamo, non ci sono delle ragioni, o almeno non si trovano al momento delle ragioni a quanto accaduto. La famiglia, conoscete in paese, abbiamo sentito molte voci, si dice una famiglia normalissima, non avesse nessun tipo di problemi, di certo non problemi economici, anche la casa in cui abitano, che era una casa di famiglia restaurata, insomma sicuramente fa pensare che la famiglia non soffrisse di questo problema, non risultano problemi di natura psicologica, psichica, o almeno niente di conosciuto, niente di natura medica. Addirittura avevano prenotato una gita, un viaggio di quelli che si fa insomma spesso in corriera, come peraltro la famiglia era solita fare per le prossime settimane. Questo insomma non faceva certo presagire che la loro vita dovesse finire prima di questa gita, e quindi non si trova al momento nulla. I carabinieri, che da pochissimo hanno lasciato la villa, ovviamente hanno messo i sigilli a questa abitazione, hanno scandagliato ogni centimetro dell'abitazione per cercare un biglietto, un segnale, qualcosa, ma al momento nulla, veramente nulla fa capire cosa possa essere accaduto sul posto. Ovviamente oltre alle forze dell'ordine si è recato anche il sindaco Loredana Collodel, che ha ricordato come si tratti di una triste coincidenza. Oggi è il 2 di dicembre, sono passati esattamente
quattro mesi da quel 2 agosto che lo ricordiamo tutti, al Movimento della Croda ha portato Refrontero un'altra volta proprio al centro delle cronache per il dramma quella volta provocato dal maltempo. Ovviamente la comunità di Refrontero è una comunità sconvolta, quest'anno veramente insomma questo 2014 faranno fatica a dimenticarlo, e questa tragedia si spera solo che possa trovare una ragione, ma al momento pare quello del raptus l'unica spiegazione plausibile, anche perché il ragazzo colto forse nel sonno addirittura, o comunque da quello che ci dicevano prima i carabinieri, non si sarebbe neppure accorto di quello che tentava di fare il padre, e anche da parte della donna che sarebbe quindi la seconda vittima, signora Teresa Reposon, di nazionalità tra l'altro lei filippina, ha tentato pare poco di difendersi, quindi anche lei è rimasta assolutamente sorpresa. Un gesto, insomma, quello di Sisto De Martin, assolutamente imprevisto e al momento anche senza una spiegazione, direttore. Ecco, in questi casi poi si seguono anche altre piste, questa si sta indagando sul doppio omicidio, suicidio, però i carabinieri in questi casi vanno anche su altre piste, perché ci sono anche le simulazioni, le messe in scena, cioè sono scene del crimine che non vanno liquidate così rapidamente, bisogna aspettare la fine dell'inchiesta. Tu hai parlato, Barbara, con il sindaco di Refrontolo, che avevamo sì, già sentito ai tempi appunto della bomba d'acqua del Molinetto della Croda, hai parlato con i vicini di casa, insomma che descrizione ti hanno fatto di questa famiglia? A volte si dice ma abbiamo visto il capofamiglia un po' preoccupato, poco sereno, che cosa ti hanno detto? No, in questo caso è proprio quello che non permette di dare al momento una spiegazione. Siamo stati anche nella panetteria del paese, nel negozio di alimentari, dove ricordavamo di aver visto almeno la signora di sicuro nella giornata di sabato, era andata a prendersi il pane come tutti gli altri giorni, il signore e il padre di famiglia, Sisto, quello che al momento appunto è ritenuto il responsabile di questa strage. Giustamente, come dicevi tu, direttore, i carabinieri dicono che stanno cercando di capire che non ci siano in realtà altri, non ci sia stata una simulazione, che nessun altro sia entrato in questa abitazione di Via della Vittoria. Al momento pare però molto probabile appunto la responsabilità attribuibile a Sisto De Martin, che descrivono tutti come un uomo mite, ma anche sempre disponibile. Lui, dopo questo passato da camionista, aveva deciso appunto di aprire una gelateria in Germania nel periodo estivo. Vivevano in Germania nel periodo invernale qui a Refrontolo, ma negli ultimi anni aveva una passione che era quella dei suoi vigneti, passione che aveva sicuramente trasmesso al figlio Christian, che infatti era enologo e quindi coltivava tranquillamente la sua terra. Dicono che addirittura desse una mano nel gruppo degli alpini, e insomma una persona non solo normalissima, che mai aveva dato nessun tipo di segnale, specie anche in questo ultimo periodo, per cui anche i vicini, il sindaco stesso ha detto che lo conosceva, è una persona che conosceva, una famiglia che conosceva, stimatissima in città, e non neppure il sindaco riusciva a pensare. Tra l'altro ci ha detto di avere contattato anche i servizi sociali immediatamente, il sindaco, per capire se in qualche modo fossero stati insomma preallertati o ci fosse stata qualche strana segnalazione. Non risultava nulla, e ovviamente l'amministrazione cittadina domani, la giunta si unirà per decidere se proclamare ancora una volta, come era stato lo scorso agosto, insomma, il lutto cittadino. Grazie Barbara Todesco, vi daremo ovviamente aggiornamenti nei nostri telegiornali, tutti i dettagli per approfondire questo fatto di cronaca, e non è la televisione del dolore, vorrei far presente. Noi non abbiamo niente a che fare con quello che fanno altre reti, e mi riferisco a Barbara D'Urso, che non a caso è stata anche deferita dall'ordine dei giornalisti, perché insomma si cavalca un po' troppo. Noi facciamo cronaca e basta, sentiamo la gente, diamo le notizie e basta. Pietrangelo Pettenò. Purtroppo è una fase in cui abbiamo titolato non a caso sangue, perché ci sono aggressioni, furti, rapine, di tutto e di più, no? Sì, no, impressionante, credo che questo faccia parte di una situazione sociale del nostro paese, insomma, no? Credo che queste cose siano slegate, avvengano per chissà quale motivo. Ci sono una serie di elementi che andrebbero approfonditi, ma chiaramente la crisi sociale, identità, valori, insomma, insieme, ma anche le preoccupazioni spessissimo accompagnano molti drammi.
E questo appunto parla anche del fatto che la politica dovrebbe dare qualche risposta, non che queste cose avvengono diversamente. La politica invece è un po' sempre che pensa a questioni, diciamo, delle volte veramente futili, per cui non si riesce ad occuparsi dei problemi veri della gente. Diceva prima l'assessore Ciambetti, io per esempio se verrà dato parere favorevole a tenere qui il referendum, che sono i referendum che vogliono cancellare, credo, una delle leggi più nefaste che abbiamo assistito in questi anni in questo paese, quella delle riforme sulle pensioni, fatta da una che già solo ricordare il nome mi viene da piangere, se non da sorridere, perché non la vediamo più intanto. E lei piangeva mentre ha fatto soffrire tanti italiani che hanno davvero pagato pesantemente quelle riforme che hanno allontanato gli anni della pensione, e mentre un paese che ha i giovani che non riescono a lavorare. Allora, potevano spiegarselo come volevano, io credo che chiunque sappia fare uno più uno capiva che quella è una riforma assurda, che non si può fare in questo momento di difficoltà economica e sociale. E se si passa quel referendum io andrò a votare e faremo campagna per votare quel referendum, non c'è dubbio, non è che perché l'ha promosso la Lega ci tiriamo indietro. Dall'altra, come invece dico, che molte delle azioni fatte anche dalla Lega che governa il Veneto a 5 anni non sono esattamente invece in sintonia con quelle che sono le domande, i bisogni anche in questa regione. Lo dimostrano appunto i fatti. Cioè, dimostrano i fatti. Cioè, oggi discutevamo, oggi abbiamo, quanto è? 2 dicembre, quindi a metà dicembre anche quest'anno, verso Natale, approviamo il bilancio di assestamento, che è una manovra per correggere in tiro, in corsa, diciamo, un bilancio, ma che deve impegnare, spostare risorse che si votano, che si impegnano, cioè che entro il 31, e lo votiamo 17, 18, 16, non so, non so. Avete litigato oggi? Sì, oggi c'era una sua assessora che mi diceva che dove ero stato per questi 15 anni, forse all'estero, ma evidentemente se guarda i verbali del Consiglio regionale mi vede che sono lì molto presente. Cioè, il problema, forse non aveva capito la mia critica, ma voglio dire, il problema è che io, perché in Lombardia approvano il 5 agosto il bilancio di assestamento, e che mi pare che sia un leghista al comando della regione, e invece un altro leghista non lo approva a Natale? Perché la regione Veneto, libera disposizione, perché vuol dire che governate peggio di no. Non mi dispiace dirlo, peggio del Maroni, già non credo, insomma, veramente, le risorse libere, cioè, sono quelle che ma libere, cioè, fuori perché la regione Veneto ad oggi 2 dicembre non ha presentato un bilancio di previsione 2015 per dare un minimo di garanzie agli enti locali, alle imprese, all'economia, a tutti quelli che stanno aspettando di capire cosa c'è nel 2015? Ce lo porteranno, nemmeno, cioè voglio dire, sono 3 legislature lì, tanti anni, ma nemmeno mai successo, cioè dire, neanche l'anno delle elezioni siete in grado di presentare un bilancio entro il 31 dicembre, in modo che a gennaio, cioè, ce l'avremo verso, no, dopo la Befana, ci porteranno anche il bilancio, per cui verso febbraio-marzo, se tutto va bene, che quest'anno avremo il bilancio di previsione 2015. Queste cose... provavo, le critiche erano queste di oggi l'assessore Ciambetti, perché non capisco, diciamo, come si possa dire è colpa di Roma, e ci sono tante ragioni, io non so che non mi sottraggo su questo, perché i governi Monti, Letta e adesso anche Renzi, non me ne voglia nemmeno, cioè vuol dire, lasciano molto a desiderare, cioè i primi due a cestinare direttamente, questo racconta un po' di fiabe e le riforme non le vediamo, però voglio dire, il talk show continuo, dicevo che appunto la differenza tra Sanremo di Fazio e l'investitura di Renzi al Parlamento, non capivo, se non c'era un intermezzo in mezzo non si capiva qual era uno, qual era l'altro, cioè slide, robe, grandi fumetti. Tu, arriva, ho visto ieri, 1000 impianti sportivi per l'Italia, no? sono tutte slide. Cioè, non capisco, slide, i decreti, stiamo soldi. Stiamo aspettando le scuole di febbraio, cioè, scuole, del 2014. Cioè, ecco, siamo a questo, però il Veneto, devo dire, ci mette di suo. Cioè, io mi aspettavo, insomma, un governatore leghista avesse quel piglio in più rispetto ad altri. Lo vedo un po' addormentato, cioè nel senso che in 5 anni, devo dire la verità... Hai visto i numeri, che siamo il 2 dicembre, non abbiamo il bilancio. No, se in un'azienda ho fatto una domanda provocatoria ai rappresentanti delle categorie, comprese un'industria, ma se in un'azienda, entro i dati del Consiglio di Amministrazione, non approva un bilancio,
secondo voi ve lo tengono lì così e la camminata di reato o gli dicono scusa non sei mai venuto? Sei il terzo mandato in regione. Allora tu sai che gli aspetti amministrativi regionali sono diversi dalle altre enti. Gli emendamenti che facevi a inizio perché comuni e province hanno approvato il rendiconto di bilancio, l'assestamento di bilancio entro il 30 di novembre. E noi l'abbiamo approvato. Le regioni hanno un ordinamento contabile diverso. E sai quando come lo fanno Stato? Noi? Comunque, 30 settembre. Ma questo qua è il problema. E sai quando dovevano presentare il preventivo? 30 settembre. Tirandolo, tu sei meno male, sei nell'agone destro di questa serata di fronte al direttore. Dovevi venire di qua perché eri ma no, no, sei nell'area sinistra. Sei nell'area sinistra. Ma io ho delle idee politiche abbastanza chiare. Sei nell'area sinistra. Ma tu sai il governo Renzi, il governo Renzi l'anno scorso ha fatto un provvedimento, ascoltami, ha fatto un provvedimento il governo scorso Renzi l'anno scorso. Ma non c'entra regioni. Che dava la possibilità agli enti locali di approvare il bilancio di esercizio dell'anno corrente fino a settembre. Cioè, nel senso, tu approvavi a settembre, dopo aver fatto 9 mesi su 12 di bilancio. Ma delle province, delle regioni, capisco, ma le regioni devono provare, la regione è tutto il problema non funziona, credete che sia è tutto il problema non funziona, perché i soldi che non mettiamo, i soldi che non mettiamo a bilancio sono quelli che mancheranno alle imprese, alle aziende, non è che credo che gli spettatori e voi sapete che la gente che aspetta a casa di avere l'assegno di cura, i ragazzi delle borse di studio, le cose per il patto di stabilità scellerato e per il fatto che non presentiamo i bilanci avranno delle ripercussioni pratiche. Non hanno ripercussioni pratiche. Se non hanno il bilancio per i tempi giusti, mi spiegate la volta dopo cosa fanno. La ripercussione pratica è che noi non applichiamo manovra IRPEF né IRAP. Unica regione in Italia, l'IRPEF non l'applica neanche la Basilicata, ma l'IRAP, siamo l'unica regione in Italia. Noi non mettiamo le mani nei taschi ai cittadini, abbiamo dei ritardi perché abbiamo i numeri molto stretti e risicati. Avete tagliato i servizi per non mettere l'IRPEF, l'addizionale che c'era con Galan, Galan l'ha tolta per fare un dispetto a Zaia, così doveva soffrire per gli anni. Dovete mantenuto che mancata l'addizionale, dico che per quando l'addizionale su redditi alti che potevano pagare quel minimo eccetera si poteva mettere, voleva dire sbagliate decine di milioni di euro che finivano su questo, ragazzi, noi non l'abbiamo applicata perché togliete via alle imprese che assumono a tempo determinato, tiratele via le aziende che lavorano. Ma sentire parlare che il pubblico non approva un bilancio e un paragone col privato che andrebbe a carità col sacco in spalla. No ragazzi, il pubblico può farlo perché noi lo manteniamo, certo. Perché l'Italia è governata da pubblici che non vanno a casa neanche se sbagliano. Bisogna criticarli quando sbagliano. Non vanno a casa neanche se sbagliano. Perché no? Basta votare diversamente. Purtroppo non vanno a casa, questa è la verità. Ma io volevo chiedere abbiamo visto anche l'altro giorno uno sciopero, no, dei pubblici dipendenti. Chiedere una cosa a Domenic che sta facendo iniziando la campagna elettorale. Prima, molto probabilmente, forse mi chiederanno di fare l'assessore dei trasporti, dato che io ho unificato il trasporto su gomma in provincia di Treviso, da 4 società ne ho fatto una sola. Ma mi sembra che siano tante, 39 nel Veneto le società di trasporto su gomma. Forse stati della regione questi. Sì, sì. Forse si sta sbagliando? Mi sbaglio, no, l'assessore non può. No, potrei contarle perché oggi li ho visto su una Vicenza, non mi sembra. Mi sembrano un po' tanzine. Comunque noi io credo però sarebbe giusto parole di un no, scusa, il segretario. Io credo che sarebbe bella che questa campagna elettorale che questa campagna elettorale si potesse discutere, confrontare su cose oggettive partendo da un dato di fatto. Il dato di fatto è che oramai lo Stato non è più in grado di soddisfare i requisiti locali. Dobbiamo dare questo grande contributo di plasma al governo centrale. Per quanto attiene alla nostra capacità, perché le regioni, se va avanti la stabilità,
sostanzialmente l'85-88% del bilancio è profuso alla sanità. Allora, nella sanità, secondo voi, ci sono delle aree da aggredire, sì, per ottimizzare? Certo. Il rimanente, 23, il meglio 7. Ma un'altra cosa, il rimanente, le rimanente risorse sono finalizzate a cosa? Perché io ricordo che nell'aspetto costituzionale, certo, voi siete portatori della più sana Costituzione, gli enti non dovevano fare sovrapposizioni di competenza. Invece in questo Stato, purtroppo, io credo che il problema di questo Stato è che tutti vogliono fare tutto, indipendentemente partendo dai ministeri, dal Parlamento e andando poi in ordinamento fino ai comuni. Nella vostra proposta politica c'è l'ordinamento di acquisire quelle che sono le competenze costituzionali per le regioni? Cioè, la regione per voi è solamente un aspetto legislativo, così come intesa dalla Costituzione, o è un aspetto legislativo e amministrativo contemporaneamente? Seconda cosa, cosa pensate delle agenzie? Le agenzie all'interno del segmento Veneto, come pensate di gestire l'acquisizione? Ma ti iscrivi al PD? Cioè, sto pensando quale si possa... Sei iscritto al PD, che sei così interessato. Sto chiedendo, facciamo un confronto sulla campagna elettorale. Facciamo un confronto su fatti concreti, non sulle solite cose. E rivela una cosa incredibile. Io adesso cito, poi vi dico chi cito. Cito una persona che 15 giorni fa a un congresso di industriali si alza sul palco e dice: dobbiamo ridurre in questa regione le società partecipate dell'80%. Questo signore è stato 5 anni presidente della regione, 2 anni vicepresidente della regione, poi si chiama Luca Zaia. Allora io mi permetto di citare Luca Zaia, con una differenza, che noi non aspetteremo 7 anni, 2 da vice e 5 da... Allora Luca Zaia dice: dobbiamo ridurre dell'80% le società partecipate, perché è un problema il castello amministrativo della regione. E poi dico qual è il nostro modello: è un problema, è un poltronificio, questa è la verità. Avete costruito un sistema in cui è efficiente per costruire carriere politiche e poltrone per le troppe società partecipate. E su questa cosa mi permetto di citare il presidente Zaia, che lo ha detto all'Assemblea degli Industriali di Longarone, cito anche dove. Allora io dico, noi non aspetteremo 7 anni, noi siamo convinti che questa regione deve tornare a fare pianificazione strategica e occuparsi meno delle poltrone e fare e invece gestire i servizi sulle aree vaste. Decidiamo che le aree vaste sono i livelli provinciali, allora non servono 22 USL, ovviamente. Decidiamo che al di là se sono 39, 36, che è sufficiente un'azienda di trasporto pubblico e iniziamo finalmente a fare l'integrazione vera fra la gomma e la rotaia e mettiamo nelle condizioni, cosa che hanno fatto tutte le regioni come la nostra, di fare il biglietto unico e io prendo il biglietto, vado con la corriera, siamo poi col partiti, treno e poi col... Siete partiti, però il biglietto unico oggi i cittadini non ce l'hanno. Sto parlando della regione Veneto, Veneto oggi non ce l'ha. Allora, queste sono... E allora io sono molto contento di andare sui contenuti e sul merito delle questioni, perché uno dei problemi... Questo vuol dire una cosa vera, praticare il togliere la burocrazia anche dai livelli regionali, che è un altro dei drammi. Da una parte c'è la tassazione e dall'altra c'è la burocrazia in questo paese che ci sta strangolando, però dobbiamo partire tutti e non possiamo pretendere, deve partire lo Stato. Io mi prendo tutte le responsabilità, anche delle cavolate che ogni tanto facciamo, e non ho dubbi, però con una differenza, che ci vuole il coraggio in questa regione finalmente di attuarle queste politiche, e non si può andare a 3 mesi dall'elezione e dire dobbiamo tagliare l'80%, Roger, perché non siete credibili, Roger, perché dovete farlo nei 7 anni in cui governavate questa regione. Roger, a proposito di Careghe, agenzia per la coesione, votata anche da te lo scorso anno, fatta per assumere 120 persone e sistemare come direttore l'ex ministro Barca, l'hai fatta tu. Per le aree interne stiamo l'hai cercando fatta tu, sì, un edificio, un adesso, ex ministro l'hai messo a fare il direttore. Ecco, esatto, e a cosa serve, però dobbiamo dire, no? Stiamo facendo 100 progetti sperimentali sulle aree interne. A noi non serve. E da quel progetto, soprattutto sulle aree sottosviluppate, e io parlo per esempio dell'arco alpino che conosco meglio, stiamo cercando di costruire delle politiche di specialità per cercare di venire incontro a una delle altre grandi caratteristiche del paese, che è la diversità tra le varie... Hai assunto 120 persone, sistemato un ex ministro. Allora, scusate, ricordo prima di sentire Renato Cesca, oggi bomba
giudiziaria in Regione Lazio e anche in Campidoglio, sono arrivati i finanzieri, 37 arresti, indagato anche il sindaco Alemanno, insomma non si sa dove gratti. Il problema se del campo Roma, Roma non è il problema nazionale. Dove gratti, insomma, Renato Cesco. Allora, il dottor Vescovo ed io ci sentiamo un po' UFO, chiediamo scusa ai quattro autorevoli politici che sono in campagna elettorale, ma faccio fatica a seguirli in questi tecnicismi e in queste, come si può dire, polemiche scontate tra chi governa e chi vorrà governare, che spera di governare. Voi siete interessati al consenso, quindi penso crediate che il pubblico in questo momento sia appassionato. Io avrei qualche dubbio, ma comunque ripeto, ognuno. Che facciamo il biglietto unico? Ognuno fa quello, ognuno fa quello che vuole. Allora, se non ha una domanda specifica da farmi, direttore. No, prego, sulla, diciamo, oggi andate a ruota libera. Che, potrei che parlare sembra della Juventus, ma adesso mi sembra fuori luogo. Vorrei tornare parlando molto seriamente al fatto di Refrontolo. Credo che così la prima reazione anche di noi qua presenti sia stata di sgomento e di pietà. Domani leggeremo i giornali, però mi lasci dire, forse con una dose un po' di populismo, se quel signore fosse stato moldavo, romeno o marocchino, cosa leggeremmo domani sui giornali? Questo lo dico per dire una cosa di una banalità, e mi scuso anch'io di nuovo con i telespettatori, ma gli esseri umani sono tutti uguali. Proprio tutti. Abbiamo le nostre crisi, le nostre follie, i nostri sentimenti, l'amore, la passione. Quindi che il problema della gestione di chi non è proprio come noi sia un problema importante, politicamente rilevante, socialmente rilevante, non c'è alcun dubbio. E forse da un lato alcuni esagerati buonismi e dall'altro alcune esagerate prese di posizione razziste hanno fatto sì che si facesse solo che confusione. Io spero che d'ora in avanti, anche qui soprattutto qui nel Veneto, che è la terra che mi interessa di più, evidentemente insieme al Friuli, anche qui nel Veneto si ragioni pensando che abbiamo davanti delle persone. Io non ho, sapete che non sono un grande estimatore di Bitonci, non ho capito la visita alle cucine popolari di ieri, dove è andato a sindacare se un morto di fame magari è anche uno spacciatore, cosa che può essere. Cioè stiamo attenti, insomma, non facciamo troppo facilmente di ogni erba un fascio. Voglio vedere domani i giornali cosa diranno del pensionato veneto tipico, perché io sono un pensionato veneto tipico, cosa diranno? Era meglio che stesse a casa sua, ma questa è casa sua, e quindi i fatti della vita, le reazioni umane sono quello che sono. Quanto alle elezioni regionali, io credo, non so, in genere si dice che gli elettori leggono tutto meno che i programmi dei partiti. Io invece questa volta li leggerò, perché notizia di oggi, parlo del Lazio perché non c'erano i dati del Veneto, fonte Sole 24 Ore. Allora, la giunta Zingaretti ha ridotto del 79% i soldi per i gruppi consigliari e li ha portati a 3,7 milioni. Ho fatto rapidamente un conto, non sono mai stato forte in matematica, ma fin qua ci arrivo, il che vuol dire che si spartivano 24 milioni di euro. Ora, voi siete tutti regionali, siete tutti regionali, mi pare, no? Ecco, io faccio anche fatica, adesso voi mi direte che nel Veneto non erano questi, erano metà, quello che è, ma anche i 3,7 che sono rimasti mi preoccupano. Ora, io vorrei veramente capire, per esempio, Renata Polverini, che adesso vedo che è tornata, mi pare che sia stata anche male, forse adesso è tornata in televisione, era la presidente della Regione Lazio sotto i 30 milioni di euro sprecati. Quando c'era Batman. Allora, il presidente, quando ci sono da prendere i meriti, dice che è merito suo. Ma e quando ci sono da prendere i demeriti, dice, io sono il presidente, è un problema. Cioè, io vorrei leggere nei programmi dei partiti per la legislatura, non per quella ancora dopo, ma per quella che verrà, vorrei leggere delle cose molto chiare e molto semplici su come vengono spesi i soldi pubblici. Per esempio, adesso dico una cosa che sicuramente non sarà popolare, ma cosa ci costa avere la regione a Venezia?
Venezia è una cosa particolare, è un gioiello, è una pietra preziosa, ma Venezia è complicata, ci vogliono i motoscafi, ci sono prezzi diversi, ci vuole... Siamo proprio sicuri che, ammesso che non vadano abolite anche le regioni come le province, siamo proprio sicuri che tenere i palazzi della, non della rappresentanza, ma della vita politica quotidiana a Venezia, costringendo gli autisti dei pezzi di Rossi a partire magari dalla profondo bellunese per portarli fin qua, siamo proprio sicuri che sia una cosa che, su cui non si possa ripensare? Tanto per dire le cose più banali, io quando vedo questi motoscafi che girano, sapendo cosa costano i motoscafi, mi viene il dubbio che forse anche senza volere un qualche spreco ci sia. Ma poi ripeto, i costi della politica una volta eletti. Io credo che se voi cominciaste a dire che farete di tutto per opporvi agli ex consiglieri che non vogliono vedere toccati i propri, come si chiamano? Vitalizi, non mi veniva il termine, io credo che forse chi lo dice per primo prende qualche voto in più. Allora, abbiamo sia un servizio sui vitalizi che sulle cucine di Bitonci, vediamo i vitalizi, poi andiamo in pubblicità e poi torniamo in studio e riprendiamo con Franco Vesco. Vediamo il servizio con Marotta e i vitalizi. Dopo le primarie del centro-sinistra, che hanno visto la partecipazione del capogruppo in regione Antonino Pipitone, Italia dei Valori si organizza per presentare una propria lista per Palazzo Balbi nel 2015. Pur ringraziando il mio amico e collega per il lavoro che ha fatto, interviene il consigliere Gennaro Marotta dopo un'intervista di Pipitone a Rete Veneta. Tengo a sottolineare l'importanza del risultato per il partito. Ciò a significare che qualsiasi ipotesi di presentazione di nostri candidati in liste civiche o del presidente è senz'altro da escludersi, soprattutto per quanto riguarda i nostri principali rappresentanti istituzionali, come appunto Pipitone. L'esponente veneziano di IDV è stato tra gli estensori di una proposta di legge nazionale presentata in Consiglio regionale sul tema caldo dei vitalizi agli ex consiglieri che il partito, fondato da Di Pietro, intende mettere al centro della propria campagna elettorale. Noi proponiamo il divieto di cumulo di pensioni da politica. Cioè una persona che ha fatto politica e magari è stato senatore, poi consigliere regionale, magari anche europarlamentare, oggi può prendere 3 pensioni da politica. Questo non può più essere possibile. Dobbiamo limitarlo, se non eliminarlo, e questo lo chiederemo tramite una proposta di legge statale che faremo a questo Consiglio regionale. L'immagine degli ex consiglieri che difendono i propri vitalizi dal contributo di solidarietà sembra provenire da un'altra epoca, che osa Marotta commentando la recente riunione di Milano. A queste persone il Consiglio regionale dovrebbe smettere di fornire sede gratuita, personale dedicato e utenze a carico della comunità. Il loro sodalizio dovrebbe essere trattato esattamente come tutte le altre migliaia di associazioni presenti in Veneto. Servizio di Tommaso Stoppa, ieri abbiamo parlato di una riunione bellicosa tenuta dagli ex consiglieri regionali che difendevano i vitalizi a Milano con proteste da parte della folla. Allora andiamo in pubblicità, poi torniamo in studio, grazie, state con noi.